a Napoli la mattina al tribunale. Andiamo con dei trasporti che sono spesso traballanti, torniamo stanchi, riprendiamo con l'attività di studio. Posso sapere, il sindaco Capezzuto, che lavoro fa? E allora? Titta Lubrano, per gli amici Titta, è coordinatrice del circolo PD dell'Isola di Procida. PD che è certamente il nucleo sostanzioso di questa Procida che vorrei, dal punto di vista politico quali sono le aspettative del Partito Democratico da qui alla prossima campagna elettorale e quale le priorità nel caso dovesse vincere la Procida che vorrei che il PD intende portare avanti. Allora, il PD in verità è protagonista sulla scena politica già dalle scorse elezioni, avendo aderito ad Insieme per Procida, la lista civica che attualmente è all'opposizione nel Consiglio Comunale, e partendo da quell'esperienza che è nata la Procida che vorrei, di cui il PD è altresì, diciamo così, parte fondante. Le nostre priorità diciamo, in questa campagna elettorale che andremo a mettere sicuramente in evidenza sono l'attenzione per il quotidiano, cioè anzitutto l'attenzione per il procidano, per quelle che sono le sue esigenze, perché Procida deve essere anzitutto un luogo dove si deve perseguire la serenità e la felicità del cittadino, quindi un'attenzione per le cose quotidiane a partire dai servizi pubblici, quindi dal trasporto, dai collegamenti marittimi, la raccolta differenziata, la riduzione a monte dei rifiuti, e poi un'attenzione soprattutto anche al discorso delle risorse, perché abbiamo da tanto tempo fatto presente che questa amministrazione non è in grado di gestire in maniera virtuosa le risorse, le spese sono tante, gli sprechi anche, per cui noi punteremo sicuramente l'attenzione e i primi atti amministrativi, qualora dovessimo vincere, saranno proprio quelli volti a ridurre le spese superflue, gestire in maniera virtuosa la spesa corrente, perché il cittadino deve avere dei servizi e soprattutto non deve essere vessato, non si deve sacrificare per vedere poi che le risorse vengono sciupate, vengono sprecate, così come il finanziamento di quelle che sono le nostre iniziative. Noi cercheremo, studieremo, avremo diciamo, persone qualificate che studieranno come reperire finanziamenti pubblici. Dobbiamo dire che la nostra regione, la nostra realtà è Procida, non si differenzia, è prima per il mancato utilizzo dei finanziamenti europei, dei finanziamenti statali. Perché? Perché non vengono predisposti progetti credibili e finanziabili. E qual è la ragione? La ragione è il mancato impegno, il voler praticamente trascurare, non impegnarsi quotidianamente con il lavoro, con il sacrificio, alla ricerca e alla predisposizione di progetti che può valere la pena che siano finanziati. Noi su questo vogliamo puntare, le nostre iniziative, i nostri sogni saranno in qualche modo finanziati, ecco, se così possiamo dire, con risorse che ci sono, con risorse che sono messe a disposizione dalle istituzioni europee, dallo Stato. Faremo lavorare per ragazzi qualificati che creeranno progetti che saranno finanziati in modo tale da innanzitutto sollevare il procidano dalle spese che possono essere, diciamo, necessarie per coprire queste iniziative, e soprattutto perché il Comune, con quelle che sono le entrate ordinarie, non può progettare, non riesce a progettare, non si riesce a coprire una buca con quelle che sono le risorse, con questi standard di spesa, per cui si deve intervenire su questo, perché Procida deve essere un ambiente nel quale deve essere bello vivere, deve essere bello venire a fare turismo, deve essere bello venire a fare vacanza, e Procida deve essere anche un posto nel quale deve essere possibile progettare da qui a 5, 10, 15 anni. Io non posso immaginare come questa amministrazione non abbia avuto dentro di sé il desiderio di progettare, di avere un progetto di lunga scadenza. Noi a questo non vogliamo rinunciare, e impegneremo ogni risorsa per reperire, ogni sforzo per reperire le risorse, per reperire le idee, per poter avere anche una visione futura di Procida che non è quella del quotidiano, dell'essere diciamo schiavi del problema del momento, dell'eccezione. Avvocato Porfirio Lubrano, allora avvocato, Procida che vorrei, quale può essere il ruolo o deve essere il ruolo della pubblica amministrazione nella nostra comunità secondo la vostra visione? Allora, parto da un assunto di base.
peraltro consacrato dai dettami della nostra Carta Costituzionale, che prevede come cardini ineludibili a cui deve ispirarsi ogni pubblica amministrazione i criteri della efficienza, della trasparenza e della imparzialità al fine di garantire il buon andamento della stessa. Partendo appunto da questo criterio, che poi è anche un principio direttivo, ripeto, consacrata dalla nostra Carta Costituzionale, ritengo che ogni schieramento politico debba uniformarsi, ispirarsi a questi criteri e principi direttivi, in modo tale che il dettato normativo previsto, ripeto, già a livello costituzionale, che è la legge fondamentale che regge praticamente il nostro Stato, possa operare in modo tale che tutto venga di conseguenza. I contenuti, il profilo contenutistico di tali dettami di base, pertanto viene da sé, con un programma imperniato appunto su questi criteri superiori, e quindi anche un ente autarchico territoriale, qual è un comune, non può esimersi, e di riflesso ogni schieramento politico che intende in prospettiva governare, non possa esimersi, diciamo, dal rispetto di tali criteri. Io penso che obiettivamente uno dei nei che ha caratterizzato e che caratterizza molte pubbliche amministrazioni, in particolare i comuni, proprio in quanto enti autarchici territoriali, sia la disinformazione. Perché ritengo ancora che informare la stratificazione sociale, quindi nel livello più variegato possibile, al fine peraltro di garantirne anche la rappresentatività nella maniera più ampia possibile, sia un dettame assorbente ed ineludibile a cui, ripeto, uno schieramento politico democratico debba ispirare ed imperniare al contempo la sua azione, il suo operato poi fondamentalmente. Per cui informare la popolazione circa l'andamento della pubblica amministrazione, rendendola partecipe, perché poi partecipa nei fatti, nella concretezza, nella effettività, perché sbandierare soltanto questi criteri senza poi accompagnarli ad un profilo contenutistico reale nella quotidianità, vabbè, significa svilire di contenuti poi l'operato di ogni azione di pubbliche amministrazioni, che invece si propongono di rispettare la massima rappresentatività, tutela del popolo in base ai criteri di cui innanzi ho discorso. Mondo dell'impresa, commercio, Procida soffre. Quali le alternative o gli indirizzi della Procida che vorrei? L'alternativa è cominciare a parlare la lingua delle imprese, cioè mettere al centro di un progetto politico il terziario, tutto quello che è il mondo del turismo e della produttività. Non posizionare sempre al margine questa categoria come un accessorio. Quindi la Procida che vorrei vuole posizionare in un contesto politico futuro le imprese e le famiglie e anche i lavoratori, che sono la parte principale da portare avanti, quindi riprodurre un sistema che può generare nuovo lavoro. Il turismo, questa parola che da tempo sentiamo come possibile settore di sviluppo di Procida, che ruolo ha e che ruolo ha il mare abbinato al turismo? Il turismo è qualcosa di essenziale e fondamentale, deve essere ricollocato anche questo nella nostra futura visione politica, e dal mare sicuramente sarà uno dei volani per rilanciare questo settore, rimettere in sistema i porti, dare una rete tra i porti per aumentare la produttività sul mercato europeo, invogliare il procidano a investire in nuove iniziative turistiche. Questo è il progetto della Procida che vorrei futura. Con noi Giovanni Scotto Di Carlo, che si è presentato alle primarie dello scorso dicembre.
probabilmente che sarà uno dei punti di forza della lista di Procida che vorrei. Allora Gianni, qual è stato il contributo a questo manifesto? Ma certamente l'iniziativa nostra, della mia candidatura, è stata utile a introdurre partecipazione da parte di una cittadinanza più distante dall'agone politico, dall'attività politica ordinaria, e questo insomma è quello che vogliamo tentare di portare avanti anche come speriamo azione amministrativa, cioè aprire le porte della cosa pubblica, delle istituzioni al cittadino e farlo diventare parte attiva. Questo è l'elemento che sottolineerei del manifesto, quindi la partecipazione, il riferimento quindi alla nostra identità da recuperare, da valorizzare per quello che ci è riconosciuto dai visitatori dell'isola, e quindi aiutarci a maturare ancora di più una consapevolezza del valore della nostra identità ed attivarci tutti insieme per salvaguardarla, come dire, valorizzarla. Questo è un po' l'intento che porta chi come me è candidato da cittadino a rappresentare questo tipo di azione. Il lavoro della Procida che vorrei è stato effettuato da una serie di gruppi di lavoro. Marianna Lubrano è una delle anime fondanti del gruppo sociale. Quali gli argomenti sociali che avete affrontato e quali le possibili soluzioni? Guarda, gli argomenti sono molto vasti, perché abbiamo pensato di dare alle politiche sociali una visibilità, in quanto fino adesso le politiche sociali sono state sempre considerate di serie B. Diciamo che a Procida riguardo ai servizi ce ne sono pochissimi e a mio avviso non funzionano nemmeno bene. Per cui noi, il nostro programma è pieno di cose, da iniziare dallo sport a finire alla sanità, non per ultima chiaramente, quindi sport, dipendenze, disabilità, anziani, come dire, poi la sanità tutta che possiamo affrontare in modo marginale, perché tu sai benissimo che la sanità dipende dalle regioni, quindi non possiamo proprio ancora mettere su carta delle soluzioni. Però per quanto riguarda il sociale in genere, noi abbiamo già pronti dei servizi e abbiamo fatto un evento il mese scorso dove abbiamo fatto una simulata con dei servizi che andavano dalla Banca del Tempo all'Informa Giovani, a una cooperativa sociale, a una cooperativa di comunità, dove prevedevano tutti questi servizi per le persone e disabili e svantaggiate, i minori. Insomma, un poco tutto questo, quindi la nostra intenzione è veramente quella di far decollare i servizi sociali. Certo, abbiamo problemi di risorse, però abbiamo anche incontrato un esperto, Massimo Cohen Cagli, che ci ha fornito delle soluzioni per quanto riguarda le raccolte fondi, e noi vogliamo un attimo approfondire queste cose. Sicuramente le risorse potrebbero essere smistate in modo diverso da come vengono smistate oggi. Sicuramente molte cose oggi sono coperte dal volontariato, sono tamponate dal volontariato, io faccio parte del volontariato anche e quindi le so queste cose con cognizione di causa, però il volontariato non si può sostituire. Credo che però già io da volontaria darò una mano, anche da volontaria, a questa amministrazione, se ci sarà data la possibilità di andare ad amministrare. Quindi, come vedi, siamo avvantaggiati in questo, perché faremo delle cose anche da volontari, e quindi quello che non potremo raggiungere con le risorse lo faremo volontariamente. Abbiamo ascoltato molte voci della Procida che vorrei, persone che saranno in lista, altri che stanno collaborando alla fase programmatica. Chiudiamo con Dino Ambrosino. E iniziamo un po' da quello che abbiamo detto l'ultima volta che ci siamo ascoltati, ovvero riformismo e conservatorismo. In questo momento c'è un rimescolamento nell'ambito del centrodestra e la Procida che vorrei, usando una parabola che dicevo qualche giorno fa, è come se stesse giocando senza avversari e a porta vuota. Rischio ed opportunità, come la vedete di Ambrosino?
Ma l'opportunità è quella di far venire fuori in maniera forte le nostre proposte. Ci stiamo provando da qualche settimana a questa parte e stiamo cercando di mantenere sempre un profilo molto propositivo, facendo delle iniziative in cui cerchiamo di dimostrare quello che vorremmo per Procida. Il rischio e la difficoltà è che chiaramente, non avendo un avversario, un interlocutore, non riusciamo ad ottenere quella giusta competizione elettorale che in qualche modo animi anche i sostenitori, la cittadinanza, perché l'interesse della cittadinanza è anche legato fisiologicamente allo scontro, al confronto tra due diverse compagini. Giocando da soli questo non si è ancora innescato in maniera completa e quindi è un po' una difficoltà, fermo restando che noi cerchiamo di far venire fuori nella maniera più efficace possibile quella che è la nostra visione del futuro di Procida. Siamo a quasi 20 giorni dalla ufficializzazione di liste, simboli e per poi avviare la campagna elettorale vera e propria che ci condurrà al 31 maggio per le votazioni. A questo punto, ad oggi, 11 aprile, a che punto è la lista di la Procida che vorrei? Se puoi dirci, ad esempio, quali saranno i candidati, se i consiglieri attuali di Insieme per Procida saranno ricandidati, qual è la posizione dei tuoi competitor alle primarie e se puoi darci qualche novità che ti senti di dirci. Già le persone che hai nominato compongono una buona parte della nostra lista, quindi noi partiamo dai 4 consiglieri che portano l'esperienza di Insieme per Procida, poi ci sono i 2 candidati che insieme a me hanno gestito la competizione delle primarie, poi ci sono una proposta di candidatura nei confronti di Giovanni Villani, che è uno storico militante e sostenitore del nostro gruppo, e di Carlo Massa, che è un operatore sociale del territorio che tanto bene fa nel suo campo di azione. Poi c'è la candidatura che proponiamo al coordinatore del Partito Democratico, a Titta Lubrano, e ci sono le candidature di vari altri giovani e donne che in qualche modo fanno parte del nostro gruppo. Quindi io penso che la composizione della lista, per quanto ci riguarda, è a buon punto, anche perché portiamo comunque un'esperienza che viene dagli anni precedenti ma che concretamente non ha ancora avuto l'opportunità di poter amministrare. Una cosa che non abbiamo ancora compreso è la posizione che ha la Procida che vorrei nei confronti di Adesso Procida. In questi giorni c'è stata anche lì un po' di prese di posizione diverse, Vincenzo Capizzuto, Paola Capodanno, e c'è la possibilità, c'è ancora una porta aperta per una possibile alleanza oppure questa ipotesi è da scartare ad oggi? Noi siamo aperti, come spesso ho detto, a varie forme di collaborazione e il problema è capire quali possono essere queste forme di collaborazione e quindi come dire, il discorso, l'interlocuzione anche con Adesso Procida non è del tutto conclusa, ma in un qualche modo è ostacolata dalla natura poi di questa forma di collaborazione, di quello che si vorrebbe realizzare. Noi fino all'ultimo cercheremo di mantenere tutti i canali di confronto aperti, però è evidente che quando andiamo in interlocuzione noi ci presentiamo come il gruppo che storicamente ha sempre partecipato a varie elezioni comunali, quindi comunque ha una certa identità e anche una certa forza numerica, è come il gruppo che in questi mesi sta producendo un lavoro politico sul territorio, quindi è evidente che nell'interlocuzione con gli altri noi portiamo questo bagaglio di esperienza. Se ne verrà qualcosa di positivo saremo ben contenti di accettare anche contributi che allargano un po' la visione e l'universo di Procida che vorrei. Questa amministrazione che sogno vi ha trasmesso? Mi dite in che modo ha aiutato la nostra comunità a rimanere tale, ha spinto noi adesso a sentirci uniti, a sentirci parte di una comunità. Io quello che posso dire è che in 20 anni questo paese si è disgregato. C'è chi è amico e chi è nemico. Ci sono i vicini di clan, di famiglia e i lontani. C'è un bianco e c'è un nero. La Procida che vorrei intende superare questo sistema. La Procida che vorrei intende puntare tutto sul senso di comunità. Perché sono...